anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Eccoci qui ragazzi, eccoci qui. Oggi ci andiamo a fare uno spot che mi ha segnalato un caro amico e mi ha detto: vai Federico, che ci sono i Serra. Quindi Moschito che fa? Moschito quando viene chiamato va. Adesso vado, il video vorrei pubblicarlo stasera, anche perché vorrei spiegarvi il motivo della mia lunga assenza dal canale. Purtroppo quest'estate ho avuto un problema, una frattura alla clavicola, e quindi non ho potuto nemmeno praticare la mia amata pesca, e quindi niente, non ho potuto fare niente. È vero che avevo dei video da caricare precedenti, avrei potuto montarli perché alla fine il tempo lo avevo, però anche di umore non ero proprio nelle condizioni ideali per fare questo. E allora niente, così si spiega la mia assenza dal canale. Poi a fine, diciamo, risoluzione frattura, ho avuto anche il Covid, quindi diciamo un periodo di una sfiga allucinante che, ringraziando il nostro Signore, adesso corna facendo pare sia, insomma, tutto, ci lasciamo tutto alle spalle, ecco, ci lasciamo tutto alle spalle e riprendiamo la nostra attività di pesca. Chiaramente ho perso il periodo forse clou per la pesca al Serra, però siamo a metà settembre, anzi quasi a fine settembre, e pare che ci siano stati degli avvistamenti. Quindi adesso mi recherò nello spot indicatomi e cercherò di pescare con un'attrezzatura un po' pesantina. Ho rispolverato una canna, una Mitchell 15-60 grammi da spinning che avevo comprato tanto tempo fa, la mia prima canna in realtà da spinning mare, un po' troppo pesante, infatti poi l'ho cambiata subito con la Mivar. Però da come ho sentito, insomma, hanno cacciato serra da 7 kg, quindi ci vado giù pesante. Porto anche la Lunamis, che se mi dovessi stancare o dovessi vedere che magari con questa canna di più pesante, con un trecciato molto, non so che diametro è, ma è molto spesso, magari non riesco a lanciare come di dovere, anche perché è uno spot che non conosco bene, quindi vediamo. Va bene, ci riaggiorniamo. Siamo arrivati allo spot, adesso entriamo subito in spiaggia, facciamo il nodo e cominciamo a far girare i nostri nido. Orario insolito, però noi lo sappiamo che nella pesca c'è una sola regola: non ci sono regole. Adesso andiamo verso sud alla foce e vediamo che capita. Vediamo di farlo bene sto nodo, che ultimamente
fatto un po' di cappelle con Boggi, il Drake 210 fresco di pacca, e lo andiamo a testare. Ce l'avevo, ho perso, l'ho ricomprato, perché se qualcuno insomma ha memoria si dovrebbe ricordare che con questo ho subito un attacco di un serra, però in un altro spot. Togliamo tutte ste ferraglie, che cazzarola ce ne mettono a fare. Spot veramente interessante, forse è il caso che mi metta le Crocs. Vediamo un concetto, lavora che è una meraviglia. Va bene, adesso mi organizzo un po' meglio. È molto calmo calmo, però Maldini prova a cambiare artificiale, provo un altro colore per vedere se qualcosa cambia. Vediamo pure qua, qui in acqua salmastra, mi sto praticamente in foce, ma sempre per il discorso che c'è una sola regola, non ci sono regole, alle volte chi lo sa, una spigoletta, qualche pesce che ha perso un po' l'orientamento, qualche pesciolino curioso, eh? Non mi pare. Cambiamo colorazione, se non ricordo male dovrei averne uno colore
vede un po' più scuro. Sì. Carino. Carino. Vediamo questo. Anche lui Virgin Radio. Vediamo se ha capacità adescanti magari superiori. Vediamo il solito rompi palline di anellino che non serve a un'emerita cippalippa. Vediamo come va. Lanciabilità fantastica. Anche perché ho un po' di vento alle spalle, quindi su questo sono anche fortunato, però vediamo di sondare quella parte lì. Una bella canna, bella pesante, robustissima. Un mulinello invece abbiamo un caster della Daiwa, un 4000. 4000, questa è l'attrezzatura che l'ho comprata agli inizi quando mi hanno cominciato a dedicarmi alla pesca, alla figa. Poi avevo capito che l'attrezzatura era troppo pesante e allora comprai la Mavel, quella che l'ho presa la prima figa. Dopodiché questa l'ho accantonata e l'ho risolverata oggi perché appunto la maestra è stata presa anche in terra da 7 kg, quindi ci vuole senza nulla pesante. Poi magari va, devo rimettere un bracciato migliore e quindi poi come dedicarla. Avevo messa un po' nel dimenticatoio. Vabbè, questa è una bella camera, sì, si fatica, per carità, è rigidissima, pesa, si fatica, però sarei curioso di vederla nel combattimento. Sembra che anche la nuova generazione non soffisca il suo effetto. Non è vero che non è vero. Faccio fare un po'. Avevo fatto navigo in acque più sicure. Ottimo. Poi rivengo a pescare. Oh, artificiale. E proviamo con questo jerk, long jerk. Vediamo se cambiando l'ordine dei fattori il risultato magari cambia o magari no. Ci siamo, cioè non mi sarei chiuso tutto e torno alla maison o cambio spot, ma ci penso. Qua non ho visto niente, c'è un po' di movimento sotto, magari qualche cefalozzo, però non vedo mangianze, non vedo niente, c'è una calma totale qua. Non mi sembra che ci siano serra, ragazzi, forse non erano le condizioni ideali oggi, te pareva, vabbè. Ragiono sul da farsi.
Qualora dovessi chiuderla qui, vi saluto, iscrivetevi al canale e stay tuned.